Prosegue il cammino da Gubbio dei ragazzi che, guidati dal vescovo Paolucci Bedini, partecipano al pellegrinaggio diocesano sulle strade di Sant'Ubaldo. 5 tappe che si concluderanno sabato e domenica prossimi a Roma, nel weekend in cui, al Circo Massimo, la Chiesa incontra tutte le diocesi italiane in cammino. Particolarmente suggestiva la tappa di ieri dall'eremo di Fonte Avellana fino a Scheggia, che ha permesso ai tanti presenti, soprattutto giovani, di conoscere un'esperienza di aggregazione e riflessione interiore molto profonda, come evidenziato dallo stesso vescovo di Gubbio e da alcuni partecipanti. Siamo al secondo giorno di pellegrinaggio, primo di cammino, stiamo arrivando a Scheggia, scendendo da Fonte Avellana, una bella camminata in mezzo ai boschi e ai monti di questa nostra terra. C'è molto caldo, però il clima è buono, siamo contenti. I ragazzi hanno affrontato il cammino sia con la volontà di condividere insieme, ma anche con un momento di silenzio per vivere più interiormente anche il contatto con la natura. La preghiera con cui abbiamo iniziato ci ha messo un po' nelle mani di Dio per tutto questo percorso che stiamo facendo. Veramente un'occasione bella di condividere con i ragazzi e ascoltarli. Hanno voglia di mettersi in gioco e questo aiuta anche noi adulti che siamo qui per loro ad accompagnarli. Una bella esperienza di chiesa, un bel volto di chiesa. Immagino quante strade d'Italia in questi giorni sono piene di giovani, di ragazzi, di preti, di suore, di coppie che li accompagnano. Tutti per andare a Roma a incontrare Francesco, che è il giovane che ci ricorda com'è il Vangelo, che ci rende continuamente giovani, ci rinnova, ci proietta avanti nella vita con un orizzonte infinito. Penso che i giovani questo lo sentono, per cui danno anche a noi la forza di continuare a camminare con loro. Abbiamo camminato abbastanza oggi, però è stata un'esperienza molto bella che ti fa un po' ragionare su quello che sei tu veramente. E quindi sono molto, molto contento delle persone che ci sono. Sono persone eccezionali perché sono persone vere. E poi penso che è un'esperienza che è appena iniziata e si concluderà molto bene. È stato un inizio stupendo, perché non pensavo che questo tipo di esperienza potesse darmi così tanto in termini di amicizia, di condivisione che c'è stata ieri sera e di confronto anche con altre realtà estremamente diverse dalla mia, che però alla fine sono trovate molto, molto simili. Quindi sono veramente felice di aver fatto questa esperienza e spero di ripeterla in futuro.